Ave legionari, questa è la serata di Ferragosto, quindi oltre a fare auguri di Ferragosto a tutto il canale, però voglio dedicare un video brevissimo in cui vi spiego il fatto che anche Ferragosto ha un collegamento con la storia romana, anzi deriva grandemente dalla storia romana. Quindi anche io con questo caldo mi sono concesso di avere le maniche un po', anche in video mi sono concesso di essere un po' più sbottonato. Vi spiegherò rapidissimamente, in questa serata estiva, le origini del Ferragosto. Molto semplice e molto divertente. Le origini del Ferragosto sono queste. Anche nel mondo dell'antica Roma, il periodo di giugno e di luglio era molto intenso dal punto di vista dei lavori agricoli. Si lavorava nei campi moltissimo. Alla fine di questo periodo di grande e intenso lavoro, ad agosto finalmente ci si riposava, ci si ritemprava da queste fatiche, ci si rilassava. E infatti c'erano una serie di feste che cadevano prevalentemente nei primi 15 giorni di agosto, e anche dei ringraziamenti agli dei che favorivano il raccolto. Quindi già questa abitudine faceva parte del calendario e del mondo romano. Ad agosto ci si riposava dalle fatiche. Poi, attenzione, nel 18 a.C. l'imperatore Augusto aggiunge e istituisce una nuova festa, che sono le ferie Augusti. Ferragosto, ferie Augusti. Cioè il riposo di Augusto, nel senso che Augusto, anche lui, dopo tutto l'anno, la grande attività di garante del funzionamento delle istituzioni, del popolo romano, della sua figura di superiore, di politico, ad agosto persino Augusto prendeva delle ferie e si riposava. Quindi era un atto propagandistico, che però ha poi dato il nome definitivo a questo periodo, ferie Augusti, Ferragosto. Quindi a lui dobbiamo anche il nome che noi diciamo, Ferragosto. Cosa succedeva poi concretamente? Si facevano delle feste, cioè si organizzavano delle corse di cavalli per tutta Roma, ma anche nelle altre città, o anche delle corse di asini, o i buoi che venivano agghindati di fiori, venivano fatti passare. Cioè era un momento così, no? Goliardico, di divertimento, anche di sfida. E nelle corse dei cavalli, che erano le più famose e dove anche si scommetteva di più, che coinvolgevano di più il popolo, chi vinceva prendeva anche un drappo, un pallium, e da lì deriva il palio, che è poi il palio di Siena, che il 16 agosto si corre tradizionalmente, quindi anche qua c'è un collegamento. Poi il Ferragosto nel corso del tempo, al di là della storia romana, ha avuto anche degli ulteriori aggiusti, no? Delle evoluzioni. Per esempio, partiva il 1 agosto e finiva il 15, ma a un certo punto la Chiesa Cattolica ha stabilito il 15 agosto come giorno unico e ufficiale, perché voleva farlo coincidere con la festività dell'Assunzione di Maria, quindi ha voluto unire la festa laica a quella religiosa. E poi un altro elemento, un altro momento di evoluzione è durante il periodo fascista, perché durante il periodo, il ventennio fascista, è stato proprio la propaganda, anche fascista, che ha sdoganato il fatto che a Ferragosto si va a fare la classica gita fuori porta, cioè si esce. Questo perché nel mondo fascista si voleva favorire il viaggio delle classi meno abbienti per visitare le altre città d'Italia. Quindi il fatto che il Ferragosto sia tradizione, che si vada in giro a fare la cosiddetta gitarella fuori porta, invece è più legato al mondo fascista che non al mondo romano. Quindi con questa serie di nozioni, di novità, anche voi potete godere meglio del Ferragosto, e sappiate che anche qui c'è lo zampino della storia romana. Anche questo deriva da una grande intuizione e decisione, in questo caso, dell'imperatore Augusto. Volevo solo fare un rapido saluto. Vi invito a iscrivervi al canale comunque, perché se non lo farete rimarrete sotto il sole, al caldo, senza possibilità di andare al mare, di idratarvi. Neanche il Gatorade vi diamo, vi facciamo seccare. Quindi iscrivetevi al canale per non morire soffocati. Un augurio di buon Ferragosto e al prossimo video.